La specificità della svolta che Galileo segna nella cultura e nella civiltà occidentale hanno a che fare, come sappiamo, con l'invenzione o la collaborazione decisiva nell'invenzione di quello che viene chiamato, che noi ancora chiamiamo, il metodo scientifico. Il metodo sperimentale, come è noto, consiste, come dice la parola stessa, sperimentale, nella rivendicazione dell'esperimento come momento centrale della conoscenza. Conoscere non vuol dire fare delle ipotesi filosofiche sulla realtà, solitamente, come era per tradizione, a partire da una prospettiva teologica, cioè religiosa, in grado di spiegare le cose. Cioè non partire deduttivamente dall'esistenza di una divinità per decidere come era organizzato poi il cosmo, ma al contrario, sperimentalmente e induttivamente partire dalla descrizione dei fenomeni, quali essi si presentano davanti ai nostri occhi, quali essi sono registrabili con gli strumenti più precisi possibili di registrazione del modo di essere delle cose, per risalire poi a delle leggi generali. Ecco allora che il metodo scientifico sperimentale proposto da Galileo, e chiamato per questo anche metodo galileiano, si basa per la prima volta sulla oggettività verificabile delle leggi enunciate. A noi sembra una cosa ovvia che se qualcuno propone una legge circa il funzionamento della realtà debba dimostrarne la verificabilità. Cioè, se uno dice che il fuoco scotta, facciamo conto, deve poterlo dimostrare. Chiunque metta la mano sul fuoco si deve scottare. Ma è soltanto a partire da Galileo o comunque dagli pensatori che appartengono alla stessa area storica e culturale che questo diventa il modo di sentire. Precedentemente, le grandi leggi che enunciavano il modo di essere della realtà universale non si basavano e non avevano nessun bisogno di basarsi sulle apparenze, anzi, nel Medioevo, prevalentemente, il modo di essere della realtà era considerato sospetto e inaffidabile, perché il modo di apparire delle cose era spesso ricondotto al regno di Satana. Il regno delle apparenze, il modo di mostrarsi delle cose, è un modo ingannevole perché guidato, in molti casi, dal male, dal maligno, dal demonio. Galileo invece rovescia questa prospettiva ed è la verificabilità oggettiva delle cose, perfino la replicabilità dei fenomeni, ove possibile, che ne sancisce la fondatezza, ne sancisce la verità. E il principio di verità, da questo punto di vista, non si basa più su una autorità. Aristotele, la Chiesa, i grandi teologi, i grandi pensatori antichi, che darebbero garanzia della verità, ma si basa al contrario sulla condivisibilità delle leggi e dei principi enunciati. Quello che io dico può essere verificato anche dagli altri.